Grande partecipazione per la 42esima edizione del Premio Sulmona, una delle rassegne di arte contemporanea più prestigiose a livello internazionale. La kermesse ospita 123 opere tra dipinti e sculture, in rappresentanza di 13 nazioni. La manifestazione prevede anche quest'anno la sezione dedicata al giornalismo, alla storia e alla critica d'arte, che avrà il suo momento clou in occasione della cerimonia di premiazione in programma per sabato 3 ottobre. Ad organizzare l'evento, il Circolo di Arte e Cultura, il Quadrivio. Sicuramente diciamo che è un premio che ogni anno cresce sempre di più per la partecipazione di importanti artisti provenienti da tantissimi paesi anche esteri, e quindi questo fa sì che Sulmona, l'Abruzzo e l'Italia abbiano diciamo grande risonanza nell'ambito della cultura dell'arte. 42 anni che si fa questo premio testimonia proprio la capacità ma soprattutto lo spessore culturale. Ospiti d'eccezione, ne cito solo uno, Vittorio Sgarbi, critico d'arte di fama internazionale, oggi esposte qui 123 opere di 15 paesi, 15 artisti, grande attenzione intorno al premio Città di Sulmona. Sì, effettivamente per farlo ho dovuto fare molti sacrifici, questa è la verità, perché sai, se non ci sono i contributi non si può fare niente. Ora io per fare questa 42esima ho dovuto far pagare agli artisti un contributo ciascuno di 100 euro e questo a me non mi è andato giù, però tutti quanti parliamo lo stesso, è interessante che il premio non muore. È una manifestazione molto importante che riporta qui a Sulmona e conferma le tante presenze degli artisti, del pubblico, e si rileva come una manifestazione di interesse internazionale e quindi grande qualità, e su questo noi cerchiamo di portare avanti quel rafforzamento della nostra città come città d'arte, come città culturale, e questo premio ne è la testimonianza.